Buongiorno a tutte ragazze, ben ritrovate sul mio canale e ben ritrovate in questo nuovo video. Allora, oggi è arrivato un altro pacchettino, in realtà è arrivato ieri sera, anzi chiedo scusa a Nila perché l'ho avvisata del fatto che era arrivato il pacchetto, le ho detto in giornata lo apro, solo che non ci sono riuscita perché con mio figlio sta diventando una cosa un po' impossibile registrare un video perché mio figlio adesso mi fa praticamente il verso, cioè ripete tutto quello che io dico e in più mette cose, mette mani ovunque, quindi è una disperazione. Ieri ho provato a girare il video tipo 3-4 volte ma non ci sono riuscita, per fortuna diciamo che era sempre all'inizio che mi infastidiva, quindi ho detto no, non posso registrare un video che ne so anche di 10-15 minuti, dove comunque mio figlio mi fa il verso, mi mette roba sul tavolo, quindi adesso sto approfittando che sta dormendo. Comunque dicevo, mi è arrivato ieri il pacchettino, ho fatto degli acquisti da la pagina Facebook Manila, le mani di Nila. Nila 85 ormai la conosciamo, la conoscete, è una creativa italiana che crea travelers, agende in formato, cioè in pelle, similpelle, in altri tipi di materiale, quindi comunque la conosciamo, sappiamo chi è e ovviamente vi lascio, per chi non la conoscesse, lascio nell'info box le informazioni, quindi i riferimenti alla sua pagina Facebook. Allora, ultimamente aveva messo online dei materiali, ecco, con delle stampe particolari, con dei disegni particolari. Io sono riuscita ad accaparrarmene due, che sono i colori che più preferisco, quindi, e sono comunque tornata agli anelli. Adesso vediamo insieme cosa c'è. Allora, intanto, vabbè, ha fatto questa. Cioè, purtroppo, ragazze, scusatemi, ma devo tenere per forza questa luce perché se spengo la situazione è questa. Anche se sono le 8 di mattina, purtroppo il tempo fa schifo e devo tenere per forza questa, altrimenti non vedete niente. Allora, mi ha messo queste targhettine che sono come se, tipo un bigliettino da visita. Ecco qua, Manila, le mani di Nila, è una tag carinissima, tipo in plastica, però all'interno c'è, credo, del vellum. Non so se i brillantini che ci sono all'interno sono sul vellum o se c'è un'ulteriore plastichina, plastichina con, sì, credo che ci sia un'altra plastichina con, come si chiama, con i brillantini. Poi mi ha fatto una taghina col mio nome, che carina, Manila, le mani di... Madonna, com'è piccolina questa scritta? Nila, mi devi dire se l'hai timbrato o se l'hai fatta a mano, se mi mette a fuoco. Dai, eccolo, cioè è piccolissima. Queste so che le scrive lei perché le scrive lei. Le ho viste tante volte e ci ha fatto delle panciate con dei fiocchetti di neve, una stellina, troppo carino. Quindi io ci tenevo appunto a farvi vedere l'impacchettamento perché insomma mi dispiaceva che ci saremmo perse insomma tutto questo ben di Dio. A parte che sono arrivate confezionate, cioè è arrivato il tutto confezionato alla perfezione, c'era cartoni, pluriball, veramente in una maniera perfetta, quindi sono sicura che l'interno non è danneggiato per nessun motivo al mondo. Ha fatto dei nuovi stickers con la chiusura, per la chiusura. C'è scritto Handmade with Love. Grazie. E poi c'è scritto Nila. Non so che cosa. Ah, è un HS. Ah, è l'H, handmade. No, non riuscivo a capire che. Oh, scusate. Ecco, l'H qui. Siccome la vedevo qui, Nila, dicevo, che cos'è questo segno? Invece è praticamente handmade, al contrario. Va bene. Andiamo avanti. C'è un sacco di roba. Perché ho detto, ho preso le due agende. In più mi sono fatta fare anche una taschina. Ok. Allora. Ecco, quelle non si erano stracciate e questa sì, vabbè. Allora, Nila, mi dispiace, ma purtroppo devo aprirlo. Ecco qua, mamma mia, c'è un pacchettone enorme di roba. Guardate quanti brillantini. Mitico, bellissimo. Allora,
Io direi, cominciamo da questi, che sono praticamente i Travel. Oddio, aspettate che devo capire. Ecco, non riesco a capire come si apre. È intorno, quindi. Ah, eccolo. Non lo trovavo. Allora, la fantasia che appunto vi dicevo, cioè, guardate, continua a essere comunque perfetto l'imballaggio, cioè, no, vabbè, sono bellissimi. Allora, io le faccio vedere così, speriamo che riesco a farvele vedere. Ho preso questi, mamma mia, brilluccicano da morire, dovrebbe essere così, vabbè che con questa sì. Allora, sono praticamente tipo in un materiale che sembra PVC, sono fatte con il taglio che diciamo distingue i lavori di Nila, che sono tipo, oddio, mi sfugge il nome dell'azienda che ha diciamo inventato questa forma. Vabbè, comunque sono, c'è cioè, ad esempio qui pure il pluriball. E qui ci sono gli anelli. Allora, sono un formato personal, anche se sinceramente sembrano un pochino più grandi di un personal, perché io ad esempio, vabbè, non posso prenderla perché c'è tanta roba sopra e ci ho messo un po' di cose sopra. Quindi ho anche una, io ho una Doki Book in versione, è stata la mia prima, proprio prima agenda, in versione personal. Sì, più o meno l'altezza è quella, però c'è un po' più di bordatura in questo. E quindi mi sono fatta fare praticamente questo rosa con gli anelli rose gold, praticamente appunto è un planner in versione personal con gli anelli, cioè fortissimi, e il rose gold, ripeto. Questo è il primo che mi sono fatta fare, cioè l'elastico. Lei ovviamente metteva a disposizione diverse tipologie di, come posso dire, di scelta, ecco, cioè si poteva fare come traveler, si poteva fare così, si potevano scegliere gli elastici, si poteva scegliere anche la barra degli anelli, si poteva scegliere il formato fra quelli che lei riusciva a fare, quindi comunque, cioè, ci ha messo anche la spugnotta di protezione. Allora, vabbè, questa la mettiamo qui e poi ho preso lo stesso formato. Erano praticamente questi erano alcuni esempi che lei aveva praticamente creato e ora non so se sono quelli, comunque io mi sono sono rimasta su quelli che lei aveva creato, quindi gli ho richiesto appunto quello rosa con gli anelli rosa, rose gold e questo color champagne, bellissimo, cioè troppo bello. Bello, bello, bello con gli anelli in oro normale. Cioè sono stupendi. È tutto bello veramente, molto tutto bello. E questo è sempre un formato personal, me lo sono fatto fare così, ho detto voglio provare. Volevo purtroppo un'altra, volevo fare questo in formato pocket, se non sbaglio, sì. Lo volevo in formato pocket perché non l'ho mai provato il formato pocket con gli anelli, solo che purtroppo non, io lo volevo con gli anelli sempre la barra d'anelli rose gold, però Nila non è riuscita a trovarli, quindi ho detto va bene, va benissimo così, ecco perché mi ritrovo comunque ad avere due personal. Era la mia scelta iniziale, io avevo deciso per i due personal. O in A6, ora non mi ricordo bene, o forse era in A6, quindi era per distinguerli un po'. Alla fine, purtroppo, gli anelli, mi ero impuntata che volevo gli anelli rose gold, alla fine non ci sono riuscita, cioè non, purtroppo sono introvabili, e quindi mi va bene così come sono, così, meglio così, se devo passare magari refill da uno all'altro, mi trovo già con, insomma, lo stesso formato. Quindi era comunque questa la mia idea di base, poi mi è venuto lo schiribizzo perché poi Nila ha aggiunto un posto dove diceva che poteva farli anche in versione A6, però ovviamente con gli anelli che si trovavano chiaramente.
Va bene, allora queste sono i due, planner. Scusate se mi sentite un po' scioccata, ma sto anche poco bene purtroppo, quindi chiedo venia, ecco, siate clementi. Allora, questi poi, questi travel, no, questi planner, ormai si sono abituata a dire traveler. Questi planner praticamente al loro, diciamo, nel loro acquisto comprendevano anche degli omaggini, se così vogliamo chiamarli. Allora, per questi qua, per lo champagne, abbiamo praticamente, ecco qua, un foglio di vellum con scritto I can fly. Non riuscivo a leggere, dicevo che c'è scritto. Quindi è un vellum carinissimo che comunque richiama i colori dei planner che lei ha fatto. Quindi un vellum in più è inclusa una taschina di quelle come quelle della Planner Society trasparenti, che no, al contrario, sì. No, è da qui, eccola, da qui. Praticamente si apre da sopra, che noi benissimo possiamo mettere qui all'interno, così eventualmente se volessimo mettere delle decorazioni. Poi ci ha messo un segnapagina di queste da voler poter mettere, cioè volendo da poter mettere sopra un segnapagina, un foglio, un dashboard, quindi con scritto Today, tutto brilluccicoso oro. Poi ci ha messo scusatemi, ma non mi vengono le parole. Questo si chiama vabbè, questa è una decorazione di quelle che si mettono tipo sul retro della tipo per farvi capire, non mi viene proprio il nome, mi sto sforzando tantissimo, tipo questa qui. Una cet no. Vabbè, non mi viene, comunque avete capito di che parlo. A forma di farfalla, no, lei lo chiama farfafiocco. Quindi una farfalla e un fiocchetto insieme. Ed in più, cos'è sto coso? Ha fatto praticamente. Allora ha fatto, no, mi fa ridere il fatto che ho detto Allora ha fatto praticamente un ciondolino. Lì lo aveva già detto in un, non mi ricordo se nella diretta o in un post, che con il materiale avanzante avrebbe creato un charm. Quindi noi possiamo metterlo, magari allarghiamo il gancettino, lo possiamo mettere anche al cordino. E poi, sempre in regalo, c'era praticamente questa dashboard taschina tutta fatta in plastica glitterata. E abbiamo una tasca qui. Una tasca qui, ecco qua, quindi in cima, e una tasca anche dietro. Quindi molto molto utili. Che carina, morbida. Ok, quindi è sempre tutto cucito da lei. Quindi questi erano praticamente i regalini, diciamo il corredino, va? Il corredino di quello dorato, di quello champagne. Mentre per il rosa, io a parte mi sono fatta fare anche una tascottina che sinceramente dalle immagini sembravano in gomma crepla, però giustamente lei mi ha corretto e mi ha detto non sono gomma crepla ma è finta pelle. Quindi anche qui abbiamo il charm. Allora, come quello color oro, abbiamo le stesse cose, quindi abbiamo lo stesso corredino, il vellum con scritto I can fly, le taschine. Allora, la taschina questa con i brillantini, il farfafiocco fatto in rosa, questo qui, perché non mi metti a fuoco? Ok, la scrittina Today, che possiamo utilizzare come meglio ci pare e ci piace, perché se mi mettessi a fuoco saremmo, ecco qua, più felice. Ok, un'altra taschina di quelle in verticale, ecco qui, il charmino carinissimo in rosa, scusatemi,
E alla fine, appunto, mi sono fatta fare una taschina a parte, ho deciso di quella per quella rosa, è fatta in finta pelle, è una finta pelle che, ripeto, in fotografia pensavo fosse gomma crepla, e c'è questa parte tutta ruvidosa con questi brillantini. Qui abbiamo la prima taschina, eccola qui, giusto per darvi un'idea. Eccola qui, la prima taschina. Ci sono anche gli angolini di protezione, fantastici. E dietro è fatta in questo modo e abbiamo una taschina grande, più grande qui, e una taschina un po' meno profonda qui. Quindi sono 1, 2 e 3 taschine. E comunque sono appunto tutte insieme, tutto è un tripudio di brillantini questo acquisto. Va bene, ragazze, io vi ho mostrato insomma gli ultimi acquisti. Spero che il video vi abbia fatto un po' di compagnia. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi piccoli acquisti. Sto ancora cercando di ricordarmi come si chiama questa cosa, però non mi viene, cioè mi viene acetato, vellum. Non mi viene proprio il nome. Vabbè, sono in. Vabbè, non mi ricordo proprio. Comunque, ripeto, questi sono gli ultimi acquisti che io ho fatto. Ringrazio Nila per avermi accontentata, insomma, con le mie richieste di questa taschina, eccetera, eccetera. E vi mando un grosso bacio. Ci sentiamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao.